Amici del viaggio nel mondo. Oggi vi mostriamo come arrivare nel centro storico di Napoli dal Vomero, precisamente da Piazza Fuga. Ecco, questa è la funicolare che ora prenderemo per arrivare al centro storico di Napoli. Andiamo, venite con noi. Prendiamo la funicolare qui, ecco, il funicolare centrale Piazza Fuga, saliamo. Adesso facciamo i biglietti, abbiamo fatto i biglietti, 1,30€. Questa funicolare fa queste fermate, Piazza Fuga, dove siamo adesso, Petraio, Corso Vittorio Emanuele e Augusteo, dove dobbiamo andare noi. Esatto, dobbiamo scendere ad Augusteo. Ecco amici, è arrivata la funicolare, mo la prendiamo per scendere giù, ecco. Dobbiamo andare a Piazza Augusteo. A Piazza Augusteo potete anche andare verso il porto e c'è anche il Castelnuovo. Maschiangioino. Noi ci stiamo scendendo. Ecco, ci siamo fermati a Petraio. Ci mancano altre due fermate. Siamo arrivati alla fermata Corso Vittorio Emanuele. Adesso manca l'ultima fermata. E siamo arrivati. Fermata Augusteo. Esatto. Ci siamo arrivati a Piazza Augusteo. Usciamo. Ci troviamo proprio qui a Via Toledo, la strada dello shopping. Quindi veramente molto veloce, 7 minuti per scendere da Vomero, da Piazza Fuga, fino ad arrivare qui in Via Toledo. Ecco, vi faccio vedere. Molto molto semplice. Questa è Piazza Augusteo, guarda che bella. Questa è Piazza Augusteo, quella che vedete di fronte è Via Toledo. Quindi un altro modo per arrivare qui sulla strada dello shopping a Via Toledo. Ecco. Ecco, questa è Via Toledo. Amici, vi stiamo facendo vedere tutti questi percorsi per aiutarvi a capire come spostarvi più velocemente per Napoli. Esatto. Amici, siamo arrivati a Piazza Augusteo con la funicolare, dove c'è il simbolo della farmacia. Andando sempre diritto vi trovate qui a Piazza Tiresse, esatto, Trento, con di fronte Piazza Plebiscito. Esatto. Con questo breve video vi lasciamo e ci vediamo al prossimo video. Ciao.